Buongiorno a tutti, un saluto da parte della nostra Assemblea, mio personale e anche dal Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido che è qui con noi. Il tema che oggi viene proposto alla nostra attenzione è riassunto molto bene nel titolo del convegno. Appare quindi, e se no non saremo qui così in tanti, complimenti agli organizzatori, sicuramente di estrema attualità e soprattutto di grande interesse. Però voglio anche subito dire che il titolo lo riassume molto bene, ma che mi piace di più un pezzo del sottotitolo: Vademecum per non smarrire i propri figli online. Ecco, questo credo che sia un elemento molto molto importante del fine del libro che si va a presentare e soprattutto anche del confronto che mi auguro oggi possa avvenire qui in questa importante iniziativa. Voglio quindi ringraziare innanzitutto il Presidente del Corecom del Piemonte, dottor Bruno Geraci, che fin dall'inizio del proprio mandato di questo nuovo Corecom a 3, quindi ringrazio ovviamente anche il dottor Ercole e l'avvocatessa Maglione, ha indirizzato il Corecom del Piemonte, il nostro Corecom, ad occuparsi di queste tematiche e allargando quindi l'attenzione e l'impegno dei media tradizionali, su cui il Corecom è sempre indirizzato ed impegnato, ai nuovi strumenti di comunicazione che ormai, è sotto gli occhi di tutti, sono diventati strumenti di comunicazione di massa. Permettetemi anche di salutare un caro amico, il dottor Filippo Loci, coordinatore nazionale dei presidenti dei Corecom d'Italia, e ovviamente tutti i relatori che ascolteremo questa mattina. Questa iniziativa non potrebbe svolgersi, a mio parere, senza la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, rappresentato dal direttore, dottoressa Giuliana Pupazzoni, che ringrazio, che ha permesso di coinvolgere in particolar modo gli insegnanti, che sono i soggetti, sicuramente gli attori in prima linea, insieme ovviamente alle famiglie, che hanno un ruolo fondamentale nell'affrontare questo tema delicato del rapporto tra i ragazzi, i giovani e il mondo sempre più articolato di internet e dei social network. Anche noi, un po', ecco perché il Corecom, come dicevo prima, ha percorso quel solco fin dall'inizio, credo, anche in questa legislatura. Il Consiglio regionale, come sa anche il Vicepresidente Placido, che ringrazio anche perché è il membro dell'Ufficio di Presidenza delegato ai rapporti con il Corecom, che noi ci teniamo a dirlo, è un organismo indipendente, però dicevo, noi questa legislatura abbiamo cercato di darci una svecchiata, lo dico così, in un modo un po' irrituale, e abbiamo puntato molto sia col nuovo sito che sulla comunicazione innovativa, ma anche proprio sui social network per poter dare una penetrazione maggiore dell'attività del Consiglio regionale, soprattutto dare un'interazione e un ruolo attivo anche per chi ci guarda, rispetto a chi fino a 2 o 3 anni fa ci guardava solo sul sito, aprendo e collegandosi, guardando le sedute. Oggi attraverso Twitter, attraverso i nuovi social network, può interagire addirittura durante le sedute con i commenti, con i propri suggerimenti ai singoli consiglieri che svolgono il loro intervento. Questo libro, il libro di Gianmaria De Paolis, che l'autore presenterà personalmente, quindi grazie ovviamente anche a lei, costituisce uno strumento, come è stato detto anche brevemente dall'amico Ezio, un aiuto molto importante all'uso dei social network, del social network, passatemi il tema più diffuso al mondo, con oltre 1 miliardo di utilizzatori e con una grande attrazione proprio verso i più giovani, questo lo sappiamo, chi più di noi politici lo sa, ormai anche le campagne elettorali e la comunicazione costante dell'attività quotidiana viene comunicata attraverso questo social network, in particolare per raggiungere coloro i quali non si possono raggiungere con i metodi di comunicazione tradizionali. In questo volume sono spiegati molti accorgimenti per indurre un uso più consapevole, un altro elemento importante, consapevole delle potenzialità di questo strumento di comunicazione che, come molte altre invenzioni umane che si sono succedute, contiene grandissime potenzialità
ma anche rischi rilevanti che possono essere, anzi che devono essere controllati e soprattutto devono essere prevenuti. Ho sottolineato già l'estrema attualità di questo incontro di oggi, proprio perché il dibattito sui rischi dei social network è più che mai vivo, con fautori di una e dell'altra tesi, ovvero da un lato coloro che sottolineano la scarsa utilità, ci sono purtroppo ancora, di strumenti come questi o addirittura il pericolo per lo sviluppo cognitivo dei giovani, e dall'altra quanti evidenziano il grande intreccio comunicativo che ha permesso di allargare i confini e di allacciare relazioni senza limiti di distanza, si parla a 360 gradi in tutto il mondo, con costi bassissimi, quasi nulli, in una misura fino a pochi anni fa sicuramente inimmaginabile a ciascuno di noi. Senza entrare a fondo nel dibattito che i relatori odierni potranno sviluppare sicuramente con maggiore competenza, ma anche con maggiore esperienza, mi sembra di poter osservare che in ogni epoca, l'abbiamo anche studiato, in particolarmente vissuto, anche ascoltando le generazioni che ci hanno preceduto, in ogni epoca, dicevo, le innovazioni tecnologiche hanno preceduto la messa a punto di norme etiche e comportamentali per il loro utilizzo, inducendo spesso spavento e sicuramente, se non proprio spavento, un po' di preoccupazione. Ciò perché l'approccio etico si matura e si stabilisce sulla base di un'esperienza, che l'avvio sempre di qualsiasi nuova tecnologia non è ancora stata compiuta. L'uomo, pur tra mille sbagli, e mille anche riduttivo per certi aspetti, e cambi di rotta, ha saputo sempre, fino ad oggi quantomeno, imporre alla tecnologia il proprio dominio, volgendo lo sviluppo civile e sociale. Credo che la medesima cosa avverrà anche per gli strumenti di comunicazione innovativi che stabiliscono una rete di relazioni così ampia e fitta da rappresentare di per sé stesso un valore. Certo, occorre, concludo, che l'uso di questi strumenti sia insegnato e appreso, in modo che se ben insegnato si possa apprendere, sia compreso e assimilato con lo sforzo congiunto che la scuola e la famiglia, come ho detto prima, possono e debbono mettere in campo, acquisendo una volta di più la consapevolezza del ruolo che possono svolgere per formare i nuovi, i giovani, i cittadini digitali di oggi e di domani. Grazie a tutti, complimenti e ancora auguri di buon lavoro.